così, dopo tanto dire io mi ritrovo nuovamente solo, tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, mi sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Forse è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita. Eccoci arrivati. Destinazione paradiso. Eh sì, ancora un po' mi ci portavi davvero in paradiso, eh. A saperlo prendevo un taxi in stazione. Mi è mancata questa città. Certo, il traffico, lo smog, il rumore, ma insomma, mi pianti per 3 mesi, ti fai scarrozzare, ti deposito tutto sano e salvo, e tu? Non fai altro che lamentarti. Cos'è, una nuova usanza delle tue parti? No, è il capo rompiscatole che si riprende il suo ruolo. Non è che hai fatto qualcuno dei tuoi cambiamenti nel frattempo, eh? No, ristrutturazione creativa è la parola giusta. Oddio. Beh, di qualcosa. Pensavo peggio. Hai spostato il vinile, bastardo. Senti, chi cerca un disco di vinile, scusami un attimo. Oh, no, proprio non riesco a ragionare. Dicevo, chi viene per i dischi vecchi? Ci viene apposta, non serve metterglieli sotto al naso. Ok, l'hai convinto. Così presto. Diciamo che ho imparato a non prendermela per le cose senza importanza. Per la storia di tua madre, dici? Beh, sai, 3 mesi lassù a curarla giorno e notte, a chiedersi ogni giorno se ce l'avrebbe fatta. Sai, in quei momenti non sai se provare rabbia, dolore, pena. Via, vedi la vita in un altro modo. Tipo vivere il momento, carpe diem, queste cose qua. Ste cose qua. Comunque adesso sta bene, lei. Sì, guarda, ha già cominciato con le richieste. Che lei non vuole perdere tempo, può subito diventare nonna. Ah, con te sta fresca. Non hai nemmeno la fidanzata. Per adesso. Non mi dire, hai fatto conquista. E dove trovavo il tempo? Tra casa e ospedale non ho avuto un attimo libero. Magari un'infermiera. O un'amica. Perché cercare lontano quando hai qualcuno vicino che ti conosce meglio di te stesso? Stai per caso parlando di Marina? Non fare quella faccia. Ho deciso come la sposo. Il tovagliolo. Te al tuo locale come lo faresti? Beh, per il momento solo di carta finché non smaltisco il trauma. E cos'è questo? Un salotto? Al lavoro? Con Andrea, se gli spacchi la faccia ci rimetti solo tu. Almeno te stai per finire. Io il posto fisso mi serve. Posso andarmi. Oh, ecco la nipotina. Grazie. Ciao. Questa è Giulia. Ciao. Non hai bisogno di presentazioni, perché Asia mi parla sempre di questa sua amica eccezionale. Esagera. Per lei al liceo i ragazzi erano mitici, le canzoni sublimi, i vestiti come... Ah sì, i vestiti spaziali. Accomodatevi, prego. Oggi il cuoco si è sbizzarrito in un carpaccio di pesce spada che è la fine del mondo. Beh, sei all'altezza del posto. Veramente molto bello qui. Grazie. Non ho ancora niente, vedrai appena sarà iniziata la ristrutturazione. Adesso mangiate con calma, poi magari ci vediamo dopo, eh? Buon appetito. Insomma, com'è finita? Al solito, a chi urla di più. Tanto sono tutte finte. Stefano continuerà a fare quello che gli pare e mi ha da bozzare. E quella? Dai, fa vedere. L'ha fatta fare papà. È la Panhard Coupé Dynamic. Secondo papà, questo modello ha cambiato la... Scusami, scusami. Vabbè, dai, solo la catenina si ripara. Ma senti il messaggio che c'è scritto. Senti, senti. Alla linea più armonica che io abbia mai creato. Alla mia idea di perfezione, papà. Veramente poetico.
Questo è sporco, te lo faccio subito cambiare. Zio? Zio? Dai, mamma, non ammalartici, per favore. Un rimedio si trova. Sono stanca, Picchio. Non ci mancherebbe niente per stare bene, per essere una famiglia. Invece pare che interessi solo me. Va un po' meglio. Volevo vedere come stavi, ma vedo che Luca se la cava. Anche tu te la cavi quando vuoi, Stefano. Il guaio è che non vuoi molto spesso. Beh, io vado, sennò oggi non si mangia. Stavolta l'hai fatta grossa. Che c'è? Ti sei messo dalla loro parte? Che cavolo dici? Quale parte? Cos'è, una guerra? No, forse sì, non lo so. Dipende da quello che vuoi e io vorrei solo essere lasciato in pace, eh? Ah, guarda, secondo me è quello che vogliono anche gli altri. Un po' di pace. Oh, Picchio, se qui l'aria non ti piace, puoi sempre uscire, eh? Magari ti trovi una fidanzata, sarebbe ora, no? Dai, scherzavo. Oh, e mica ti sei offeso. Senti, non parlavo di me. Ma stavolta l'ha scontata mamma la tua alzata di ingegno. Lo so, purtroppo. Ora si piglierà le cazziate di papà perché è troppo buona con me, perché me le fa passare tutte lisce, eccetera. Ma tu sul serio pensi che il mondo giri intorno a te? Guarda che ci sono anche altre cose. La gente ha problemi veri. Perché? Cos'altro è successo? Mamma, avevo un'intervista importante questa mattina. E l'ha saltata per correrti dietro. Che stai dicendo? Ha bucato un pezzo per colpa tua. E ha perso il lavoro. La lavastoviglie era difettosa. E comunque ho cambiato il bicchiere. E ho chiesto scusa. Poi non credo che è così grave. Lo giudico io quello che è grave. Certo. Siete il capo. Ma che fai, sfotti? Mi prendi per il culo? No. Senti, io ti sbatto fuori. Hai capito? Permesso? Fabio, scusami, non volevo disturbarti, ma l'avvocato ti vuole. Senti, chi ti ha chiamato? Non vedi che ho da fare? Guarda che se se ne va arrabbiato non te la prendere con me dopo, eh. Ok, adesso arrivo. Che sono ste facce? Non gliel'hai detto? Detto cosa? Che toccava a me fare i bicchieri e lui si è fatto i tovaglioli. Mi sarà sfuggito. Andrea, guarda che non sono fesso. Che fai adesso? Ti metti a fare l'eroe? Lascia perdere. Se me ne devo andare me ne vado, tanto mi ha cacciato. Ti ha cacciato? Ma no, nessuno butta un padre di famiglia in mezzo alla strada per un bicchiere. Vero? Adesso mi racconti. Dai. C'è poco da dire, sono innamorato di lei e voglio passarci il resto della mia vita. Tu e Maria? Certo che è uno scoop. Io pensavo foste solo amici. È quello che pensano tutti, anche lei. Però le farò cambiare idea, vedrai. Wow, Mr. George Clooney. Com'è tutta questa sicurezza? Me lo sento, tutto qua. Noi ci capiamo al volo, abbiamo sempre diviso tutto, dalle vacanze agli esami al conservatorio. E poi è molto carina. Non guasta, eh? Eh no. Ma è questo che è strano. Com'è che non se n'è accorta? Sai, le donne non le freghi, quando sono belle lo sanno. E come se lo sanno? Ma, non mi sono sbilanciato troppo. Avevo paura che poi le cose non sarebbero tornate come erano prima. Quindi fai proprio sul serio. Confetti e tutto il resto. Cosa devo aspettare? Ho passato i 30 anni. Sì, hai ragione, sei vecchio ormai. Taglia, va. Cioè, mi dai buca per quel ferro da stiro? Mangia che ti si squaglia. E comunque porta rispetto per il mio setter, lo sai quanto ci tengo. Se tua madre scopre che lavori ancora su quell'anticaglia, ti strozza. Oggi ci è mancato poco. E comunque dilla tutta, vuoi che venga a sciare? Non a sciare e basta. A sciare a Stad, ospite della famiglia De Borghetti. Che hanno tre figli belli, ricchi e scapoli. Sì, me lo consenti un e chi se ne frega? Beh, mica tanto. Scusa, io sono la tua migliore amica. Ti seguo in tutto e per tutto e va a finire che mi faccio monaca pure io. Monaca a chi? Guarda che anche se non sono sempre a dieta, i uomini mi piacciono lo stesso. Ma i figli di papà no, quelli proprio... Io preferisco un altro genere. Non capisco cosa c'entra questo con Mohammed. Andrea, tu mi piaci, sì. Però oggi mi hai sfidato e ti è andata bene. Non esagerare, eh? Dovrei inginocchiarmi? Vuol dire che non l'hai fatto per bontà, ma per paura dei sindacati? Tu hai una pessima opinione su di me. Eppure quando tu hai avuto bisogno io non mi sono tirato indietro. Ti ho anche prorogato la prima rata della cambiale, no? Ah, era un favore personale. Allora, visto che sei così buono, fai uno sforzo e abbassami anche gli interessi. Questo bar non farà una lira.
Ma si vede che manchi di mentalità imprenditoriale. Se intendi la tua mentalità imprenditoriale, lo prendo come un complimento. Te li ridarò tutti i tuoi soldi, sta tranquillo. Sarà meglio per te. Adesso vattene. Con piacere. Perché? Perché sono mollicci, poco determinati e parlano sempre di soldi e di... E di soldi. Comunque, sono tutti luoghi comuni. Se non li frequenti, tu non saprai mai. Posso mangiarlo io? Tanto tu sei a dieta, vero? A me dei tuoi lettori MP3 non me ne frega niente. Certo, l'ordine l'ho fatto un mese fa. Ora scusami, ma ti devo lasciare, ci sentiamo dopo. Wow, stai benissimo, complimenti. Chiedilo a me di sposarti. Finiscila. Dai, è l'ora della verità. Chiama. Diritto alla privacy. Pronto? Marina? Mattia, sono tornato. Mattia, era ora, o non dovevi prendere il treno delle 6? Sì, ma ho preso un volo al volo e... Presente? Tu sei matto. Diciamo che avevo i miei buoni motivi per avere fretta. Non vedevo l'ora di rivederti. Anch'io, ti assicuro. Ma che fai ancora lì, allora? Mi devi raccontare un sacco di cose, no? Va bene. Anzi, ci dobbiamo raccontare un sacco di cose. Volo. Bacio. Bacio. Beh, tutto a posto? No. Manca ancora una cosa. Ah, questa è la lavastoviglie e non viene bene. Devo metterla a mollo. Mamma, Luca me l'ha detto. Cosa? Ah, intervista. Ma va, è andata bene così. Magari mi facevo affascinare dal ministro Piacione. Sì, però il Piacione ti avrebbe fatto rinnovare il contratto. Sì, ma non era un gran posto, sai. Una collaborazione saltuaria. Ma la pianti di minimizzare? Arrabbiati. Hai perso il lavoro per colpa mia. È colpa mia, dimmi qualcosa. Perché? Se mi arrabbio me lo ridanno? Tiri fuori la filosofia ogni volta che vuoi mettere pace o che non vuoi fare pesare nulla a papà. Ah, eccolo là. Io stavo aspettando quando l'avresti tirato fuori. No, io dico... Sì, vabbè, se vuoi chiedere scusa, scuse accettate. Se vuoi parlare di tuo padre, fallo con il dovuto rispetto. Cristo. Ma perché? Tu lo difendi sempre, pure quando ho torto. Beh, è facile essere leali con qualcuno che ha ragione. Il matrimonio è anche questo, sai? Quando ci si vuole bene... Non puoi capirlo adesso. Beh, se è così io non lo capirò mai. Sbagli. La bravura è tutta lì. Far conciliare tutto. Figli, lavoro, teglie unte. Peccato che poi arrivo io e rompo tutto. Mamma, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Vieni qua. Stai tranquillo. Qualcosa si trova, sai. Si trova sempre. Oh, mamma mia. Ma mi vuoi dare la mano? Ma che sto facendo? Non sto divertendo. Guarda, sono pure stravolto. Giornata pesante. No, è che discutere con quella serpe di Fabio mi succhia tutte le energie. Senti, io vado, eh? Aspetta, sei arrivato adesso, rimani 5 minuti. Dobbiamo mettere l'annuncio sul giornale, ci servono 2 mensilità anticipate, eh? Bravo, meglio 3. A volte mi vengono. Dai, non ti buttare giù. Sto bancone qua aspetta solo i tuoi fantastici numeri acrobatici. Che c'è? Non te la senti più? Non vuoi più essere il barman più figo dei Murazzi? Non voglio più essere uno stronzo, non voglio più essere solo e rivoglio a Eleonora. L'ho trattato una schifezza. Vabbè, allora la chiami e gli spieghi che ti dispiace, vedrai che lei capirà. Poi un brutto presentimento. Siamo sicuri che avesse un posto dove andare? Ma sì, non ti preoccupare, se detto così sarà vero. Poi Eleonora è una che ha le spalle larghe, fidati. Pronto? Ele, dove ti
fatto? Ti ho cercato, ma tu non rispondevi mai. Senti, io sono già da queste parti. Se mi dai il civico, arrivo. Io non posso svegliarti stasera. Scusami, ma c'ho... Insomma, mi serve la casa di me. Il movimento. Ma io mica ti do fastidio. Senza offesa, ma con te per casa io non sarebbe la prima volta. Dopodomani, però, lui parte. Vieni, se vuoi fare. Sì, ok. Grazie lo stesso. Ciao. Quanto ti pare. Fino al prossimo. Papà, sono Ele. Mi puoi richiamare? Papà, pronto? Vado a New York. Papà, è urgente, mi puoi chiamare? Mi servono dei soldi. Ti chiamo quando arrivo. Ci sentiamo dopo. No, papà, bacioni. Pronto? Pronto, papà? Oh, la tintoria ha rimandato i vestiti. Questo quasi quasi lo metto via, è un po' troppo leggero per questa stagione. Dai, Elia, lascia perdere i vestiti, vieni qui. Evita di chiedermi scusa anche tu. Una dose eccessiva di gentilezza mi stronca. Sembra che le cose vadano in malora tutte insieme. Comincia con non preoccuparti per me intanto. Il lavoro è l'ultima cosa. E non so, per quello che riguarda Stefano... Io non so più che fare, eh? Lia, ti prego, aiutami tu. Io forse non riesco a prenderlo. Non riesco a comunicare. Mi sbatte sempre la porta in faccia. E questo tu non lo sopporti? E certo, c'è gente che paga pur di venire a parlarti dei propri problemi. Ti mette doppiamente in crisi, come psichiatra e come padre. Certo, perché io mi sento un padre, ma lui non si sente un figlio. Ma questo non è vero. Ci sbatte sempre in faccia il fatto che l'abbiamo adottato come se fosse una colpa. No, la verità è un'altra. È che per non farlo sentire da meno gli abbiamo dato più degli altri. È esattamente lo stesso errore che ha fatto mio padre con Fabio, lo stesso. E i risultati si sono visti. È un po' tardi adesso per tornare indietro. Che cosa pensi di ottenere con il pugno di ferro? Ormai è un uomo. Un uomo? Non esageriamo. Un uomo. Chi non si assume le sue responsabilità è destinato a non crescere mai. Sì, ma tu sei il padre. E cercare di capirlo, di andare verso di lui, è anche una tua responsabilità. Sarà, a me sembra un pezzo di vetro. Mia nonna aveva il lampadario e ce ne saranno stati 2000 di questi. Sì. Vabbè, ridammelo che già lo vedo nel tombino questo, eh. Comunque la montatura è ganza, ganzissima. Tradotto? Molto bella. Sì, Poi i ladri non sai quanto l'apprezzano. Mettilo via che c'è un sacco di gentaccia in giro. Ma è che sono emozionato. Ah, Cristiano, guarda, speriamo le piaccia. Ma sì, dai, guarda che scherzavo, è bello l'anello. Vabbè, io vado. E dove vai? Da Marina. Ma vieni, dai, che un principe azzurro a piedi non si è mai visto. Tieni. Wow. Giusto per l'occasione. E vai piano. Eh no? Ho aspettato anni. Adesso vado di fretta. È un amore, papà. Anche a te ti è piaciuto tanto, sì. Sì, abbiamo pranzato insieme e adesso l'ho lasciato in centro. E poi quella frase che mi hai scritto, così romantica. Ma così mi metterai nei guai, lo sai, papà? Sì, perché mi dici dove lo trovo io uno romantico come te? Va bene, papà. Ci vediamo stasera a casa. Ciao, buon lavoro. E tengo il ritmo. E da domani non ci sarà.
Ciao Luca, sono Mother. Ben arrivato. Ha cambiato il messaggio? Che fine ha fatto Gatto Silvestro? Veramente gliel'ho cambiato 6 mesi fa. Che cos'è? Il tuo modo di dirmi che non ci sono mai? Quello che avevo da dirti l'ho detto chiaro, mi pare. Non mi va di infierire. Hai fatto bene, invece. È che certe volte mi comporto come uno di questi. Distorco la realtà per ottenere gli effetti che più mi piacciono. Detto in parole povere, mi comporto da egoista. Senti, Ste, ma per te sarebbe... Sì, dai, voglio dire, sarebbe così difficile andare d'accordo con lui. Sarebbe così bello se qui ci fosse un'aria diversa. Non lo so, Picchio, non lo so. Io vorrei promettertelo, ma non lo faccio se non sono sicuro di mantenere. Però ci posso provare. Tutti i soldi che hai, tu risolvi tutto, no? I soldi che ho? Ma senti questo! Ma che sei, tu uno snob al contrario? Vuoi sapere com'è andata? Tu al ristorante ti sei calata 0,5 litro di champagne, ecco com'è andata. A parte il fatto che io bevo con moderazione, quel segnale non si vede neanche con la lente. D'accordo, fai caso al comune. Comunque mi paghi i danni. A quanto andate? I danni? E vediamoli questi danni. Ok, la scocca è da rifare. I fanalini addio e saluta pure il bocca sterzo. Però il motore funziona, sei fortunato. Ma che ne sai tu? Ma come fai a dirlo? Se c'è una cosa di cui me ne intendo sono i motori, perciò sta tranquillo. Tranquillo? Tranquillo, ho fatto una brutta fine. Comunque, la prossima volta che esci da casa, avvertimi prima. Oh, cazzo! Vai, 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 vai! Ciao. E non farti sentire, si sta provando il vestito. Se la vuoi vedere, l'occasione è buona. C'è un via vai in questi giorni. Secondo me dovresti fare le prove. Pensa che figura se quel giorno inciampi. E se mi sposo in pantofole? Tanto non si vedono. Saresti bellissima lo stesso. Grazie che facevi 400 ostacoli. Grazie. Beh, controlla. Documenti, portafoglio. No, vabbè, io il portafoglio ce l'ho sempre in tasca. Che cosa? E adesso me lo dici?
tu sei proprio viziata, imbranata, calmati, figlia di... Calmati, guarda che non ti sei sacrificato per niente. Qui dentro c'è qualcosa a cui tengo molto di più. Che cosa? La tessera dei Rotary? Oddio. Che c'è? Ma come hanno fatto? Non è possibile, non... La collana di mio padre non c'è più, è sparita. Allora, sono stato bravo o no? Eh no, ci vuole un extra. Mica me l'avevi detto che c'era la guardia del corpo. È un piacere lavorare con lei.